Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati. Lo avete visto dalla sigla, siamo a un nuovo numero con Epicenter, il direttore tecnico Francesco Zilio, che saluto e ringrazio. Buongiorno Salve a Zilio, tutti, grazie grazie per essere qui. Allora, il tema di quest'oggi è il recupero ambientale a voi. Un lavoro portato a storico. termine. Un lavoro portato a termine in questo ambito. Siamo a Venezia, in Piazza San Marco, un Esatto. hotel storico con qualche secolo di vita e un lavoro di progettazione Sì. nell'ottica più complessiva di un restauro, un'opera che Epicenter ha portato a termine, Certo. credo, nei mesi scorsi, che ha avuto il buon fine già da giugno, mi sembra, visto che la È stato struttura. aperto a fine luglio, sì. Esatto, a Sì. fine luglio, comunque in estate, la struttura è aperta. Allora, ci parla innanzitutto, ci inquadra un attimo, ho fatto un'introduzione su questo tema. È stato un lavoro particolarmente delicato e complesso, no? Progettare l'impianto elettrico. Allora, partiamo dal principio che Venezia è una bomboniera, è un'opera d'arte a cielo aperto e quindi ogni singolo componente di quest'opera d'arte va rispettato. Va rispettato chiaramente sia per un aspetto turistico, quindi di estetica, di apprezzamento visivo, diciamo, di ogni singola attività, non di meno per l'aspetto ricettivo, quindi devono essere strutture confortevoli, al passo coi tempi. E soprattutto quello che è la sicurezza intesa in senso molto ampio, che parte dal principio soprattutto della prevenzione incendi. Quindi strutturalmente non è il mio compito, mi occupo, sapete, di impiantistica e quindi tutto quello che riguarda la prevenzione incendi, intesa come allarme incendio, provvedimenti tecnici per limitare ogni rischio possibile. Quindi giunzioni fatte in un certo modo, scatole metalliche, non di plastica, c'è cioè tutta una serie di accorgimenti che poi non sono visibili, perché dopo vengono coperti dall'infrastruttura di rivestimento e quindi da contropareti o che altro. Chiaramente però tutto quello che non si vede deve essere ancora più sicuro di quello che si vede, Certo. perché quello che si vede è quello che usiamo, è come un'automobile, no? È bellissima da un punto di vista Bisogna che tutto estetico. funzioni dentro, Però deve però. avere i contenuti Sì. e quindi deve preservare con l'ABS la frenata, con la regolazione dello sterzo, tutto quello che è la svista e via dicendo. E quindi tutte le parti, diciamo, non visibili devono essere molto più efficaci, no? Di Certo. quelle visibili. Ecco, Tanto più in un ambiente storico, in questo caso anche con importanti vincoli, no? infatti, ecco, uno dei principali, chiamiamoli, vincoli proprio tecnici. È il fatto che la struttura, essendo vincolata, sembra un gioco di parole, ma in realtà rende l'idea, ha imposto, per esempio, delle scelte in passaggi angusti, delle scelte di frazionamento dei quadri elettrici per non creare strutture troppo grandi in pochi spazi, ma diluire, la quantità dei quadri proprio per impicciolirne pro capite la dimensione. E anche per questo motivo, tutta l'elettronica di supporto all'impiantistica elettrica, l'ho progettata affinché dalla reception ci sia sempre la visione completa di quello che è sia l'allarmistica, ovviamente, quindi sapere in maniera molto rapida e tempestiva cosa sta succedendo, ma soprattutto anche se dovesse saltare un interruttore, per esempio di un quadro in una camera che normalmente è all'interno di una struttura che lo maschera, Sì. sapere da subito che è saltato l'interruttore nella camera 105, faccio un Chiaro, esempio, chiaro. no? Permette alla Ne rende più reception veloci di far gli intervenire il interventi, manutentore, chiaramente. magari ancora prima che il cliente se ne accorga. Soprattutto perché poi tutta questa situazione si sposa con un concetto di storicità di eventi. Quindi, se io comincio ad avere dei guasti ricorrenti, magari sempre sulle stesse linee, devo anche chiedermi come mai. Quindi, con questi sistemi, diciamo, non è una domotica, è un supporto elettronico su piattaforma di building automation, sostanzialmente permette di avere anche appunto la storicità degli interventi di manutenzione e di avere poi a fine anno dei report magari anche su quello che è stata la spesa per ripristinare questi guasti, laddove ovviamente si dovessero verificare. Nondimeno tutta la parte di rivelazione incendio,
ovviamente è gestita con piattaforma digitale, è supportata ovviamente anche da elementi topografici, quindi quando c'è un rivelatore di fumo che salta non viene evidente solo il numero del rivelatore e quindi la sua posizione, ma anche la posizione su pianta, quindi c'è un alert che fa vedere dove appunto c'è questo allarme attivo, che può essere magari un falso allarme, può succedere, ma spesso, ed è successo non in questo albergo, in un'altra struttura da un mio cliente, proprio non più tardi di un mese fa, scatta l'allarme incendio in una camera. Ovviamente nessuno pensa mai al falso allarme, perché altrimenti al lupo poi nessuno va mai. Chiaro. E quindi tutto il personale si è subito attivato per andare a vedere cosa era successo. Il cliente non era in camera, aprono la porta e c'era fumo, effettivamente. Fumo che è stato preso all'inizio perché aveva preso fuoco un'apparecchiatura elettronica del cliente che aveva lasciato in carica, sì. Non c'era perché era andato a farsi un giro in piazza San Marco e quindi sì, se non c'era l'allarme incendio si piangeva all'albergo, perché poi finché è all'origine ed è magari solo fumo perché sta covando si riesce a spegnere. Quando certo. Poi comincia a divampare, come è successo poi chiaro. Anche recentemente in una nota struttura del bacino termale, purtroppo poi diventa un problema serio, certo. Soprattutto in strutture come Venezia Centro Storico, chiaro, dove... che spesso e volentieri sono anche con strutture portanti in legno, chiaro. Quindi anche se sono trattate con vernici intumescenti piuttosto che altre soluzioni, però il legno brucia, quindi bisogna sempre stare molto molto attenti. Mi sembra di capire, Giglio, che una struttura così storica necessita quindi di particolare competenze e attenzione. Quanto è durato questo lavoro, allora, Giglio, il cantiere per quanto la riguarda? È durato da marzo dell'anno scorso fino appunto a luglio di quest'anno, quindi un anno e mezzo scarso. Mi pare che avevamo fatto anche una trasmissione l'anno scorso così richiamando l'attenzione su questo albergo, sì. Che era in fase di cantiere. Di fatto poi ci sono state anche delle problematiche, ma potremmo anche dare un'anteprima che sarà oggetto di una trasmissione in loco, come ci hanno già annunciato. La vedremo a breve, assolutamente, a breve. Anche per testimoniare, far vedere, perché lei ce ne parla efficacemente, esatto. E con dovizia di particolari, ma vedere quella che la struttura, che mi sembra di capire, è quindi diverso. Mantenga la sua storicità, c'è una tecnologia quindi che lei già ha progettato con i nuovi impianti elettrici, tra virgolette nascosta, che non si vede, ma che c'è, esatto. Per la sicurezza e per la tranquillità degli ospiti, perché, esatto. Perché gli episodi, come ha citato, nel complesso termale Veneto ci sono purtroppo. Esatto, esatto. Quindi diciamo pure che c'è un'altra realtà che la gente spesso non tiene presente e lo vediamo tutti noi. Minimo, ognuno di noi ha un telefono, poi c'è il tablet, a volte il PC portatile e tutti questi device, tutte queste apparecchiature hanno, passatemi il termine, un filo conduttore che è la ricarica della batteria. Certo. La ricarica della batteria, così come avviene in tutti gli altri casi dove c'è una batteria in fase di carica, è uno dei momenti più delicati, perché se c'è un guaio c'è sia l'alimentatore sia la batteria, quindi sono due elementi, non uno solo. E quando l'alimentatore dà corrente può succedere qualche inghippo. Ecco, o l'alimentatore surriscalda, certo. Magari è vicino a una tenda, prende che fuoco la tenda. Che non è quindi dovuto necessariamente all'impianto elettrico, no, ma esatto. Può essere anche il malfunzionamento di una, esatto. Di queste componenti. Ecco, no? Poi volevo anche sottolineare un aspetto, fra virgolette, tecnico, che spesso le persone dicono, ma come c'è stato l'incendio, ma c'è il salvavita. Allora voglio ricordare che il salvavita, così chiamato, per una vecchia nomenclatura data dalla Bitticino all'origine, quando nacquero gli interruttori differenziali, tant'è che il nome salvavita è sotto dominio Bitticino, sostanzialmente è un elemento che sente il guasto a terra, ovvero una dispersione. Quando c'è un incendio di un'apparecchiatura elettronica che 99 su 100 non ha mai la messa a terra, perché? Perché lo vedete, quando attaccate la spina avete due poli sull'alimentatore, non ne avete tre. Sì. Quindi avendo due poli vuol dire che l'apparecchiatura è a doppio isolamento, quindi non deve essere collegata con la messa a terra. Di conseguenza, fino a che quel principio di incendio non mi crea un cortocircuito, che allora mi fa scattare l'interruttore magnetotermico, il differenziale non si accorge. Ma chiaro. È normale che sia così, perché, certo. Perché il differenziale
è un'apparecchiatura che appunto sente la dispersione, il guasto a terra. Se non c'è il guasto a terra, perché la terra in quel caso c'è nell'impianto, ma non è sull'apparecchiatura, come anche il fungo asciugacapelli, non sì, ha la sì. messa a terra, è a doppio isolamento. Quindi, di fatto, possono capitare delle cose chiaro. Con un impianto a norma, come certo, giustamente certo, si diceva poc'anzi, ma allo stesso tempo possono esserci questi eventi che alla fine sono dei surriscaldamenti generati da una lieve sovraccorrente okay. e magari non la sente neanche il magnetotermico perché certo, la interpreta certo. come un carico. Però l'impianto di progettazione elettrica, appunto, come ha detto lei, permette di segnalare efficacemente e tempestivamente e consentire quindi, l'intervento esatto. degli addetti per infatti è intervenuto un addetto con un estintore, ha subito estinto quello certo. che era un principio di incendio e alla sera la camera era già pronta per essere affittata. Gigli, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione, ma l'ha annunciato lei e con molto piacere Telebelluno farà vedere proprio del sì, questo Hotel San in Marco loco. In loco. Faremo com'è. Una bella cosa, esatto, come per la vetreria, come comunque, per altre cose. La ringraziamo e le diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie in questo caso parleremo di sicurezza con una nuova normativa. Quindi esatto. a presto Zilio e grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, buona giornata. E a voi tutti, grazie per la gentile attenzione e arrivederci. Grazie. A presto.